Allora, adesso la live dovrebbe essere 7:20, tanto che corrisponde a 7:20. Questo è il mio telefono che ha deciso di sconvolgermi la mia vita. Ho dovuto anche riavviare OBS perché si può. E oggi è un po' una giornata speciale, nel senso che prima è speciale, nel senso che questi giorni, per chi non ha mai, mi ha visto mai giocare a Genshin, è stato male. Male, cioè nel senso, vabbè, non entriamo nel personale, ma sono stato male. Sfondamento. Ah, è quello che dei settori. Se no c'è conquista. Che è 120. No, 32. Non è 128. Ci sono Battlefield 3, Battlefield, The Bad Company e 2000. Eterna è 128. Che squadra da. Devo fare. Allora, quando io giocavo così facevo tanto sfondamento. Era divertente. Ma facciamo sfondamento. Prima voglio vedere la live come funziona. Perché se non gioco male non fa niente. Stasera però insomma facciamo qualche partita così e poi torniamo a giocare a gente. Poi fatemi sapere se vi è piaciuta la live o no, cioè. Guardare così smaga la gara schifo. Potrebbe essere divertente per qualcuno. Ripeto, non. Poi appunto non. Ci sono. Io credo che ho fatto il possibile. Per giocare, eccetera. Quello non si può. Ho lasciato anche perdere giocare a questo gioco per il fatto che tanto le armi sono sempre le stesse. Cioè, nel senso, su Battlefield 4 ho giocato un'infinità di ore con il mio AK5C. Però il feeling di ste armi, pensare ok, quest'arma qua ci gioco, ci butto ore e ore sopra. Però questi giochi qua, se tu non ti incavoli, perché portano frustrazione, ho sentito che Black Ops 6 adesso ci sono tutti i mega power che fanno le acrobazie, fa schifo giocare. Però se non ti porta molta frustrazione questo tipo di giochi, potresti avere in mano una cosa bellissima. Non so se i razzi qua. Sì. Ah, lui c'ha gli LMG. Questo è il Blaze. No. Non so se è una buona idea giocare con queste armi qua. Perché non ho sbloccato niente. Ma sì, proviamoci. La mina anticar. Obiettivo Bravo 1 sotto attacco. Un po' per giocare e divertire. Prima di fare tutto diciamo lag. C'è la mitragliatrice e c'è la mia. Oh. Quindi posso portare razzi, ma mi sa che devo montare io. Pezzo di fattore e regalato. No, dopo la fa cosa. Bravo 1, catturato dagli americani. Se riusciamo a distrarre. Aia.
Aia, no, laggare così mentre arriva il tizio qua nella B. Madonna, livello 999. Questo ho giocato fin troppo. Volevo mettere una mina apposta. Se troviamo una così a livello 999, non so cosa posso farci. No, ma più che altro voi. Questo non si riesce, mi piace. Metto questo. Schiacciare qua. Uno dei nostri obiettivi è sotto attacco. Iniziano ad accusare il colpo. Continuiamo a combattere. Questo è troppo concentrato. In giro c'è un nemico. Non devo star qui a pensare che ce n'è uno. Qua. Peccato sto prendendo schifo. Facciamo ancora penso sti cattivi. Mi hanno respinti da un obiettivo. Non esce. Non perché non è l'obiettivo. Stiamo attaccando l'obiettivo Bravo 1. No. Gli americani hanno preso questo settore. Ripieghiamo e riorganizziamoci nel prossimo. Ma è colpa mia, non voglio venire là. Cazzo. C'è l'LMG. Dico il crack. Ma... capisce che non c'è tanti colpi. Fermate gli americani qui o falliremo. Io ho l'ingegnere e mi trovo. Mi sono sempre trovato. Questo è dentro la casa. Sopra adesso. Lo so. Non so come sei. Ho colpito ma non è arrivato il colpo. È andato da un'altra parte. Non fa niente. Mi spiace che non riesco a fare molto. Come ha fatto a non vedere? Quello è. No, c'è persone. Non so. Mi sento abbastanza. Cioè, quando giocavo a Battlefield 5 mi sentivo molto. Come posso dire? Obiettivo perso. Dobbiamo riprendere il controllo.
Non permettetegli di sfondare le nostre difese. Che non riuscivo a fare niente, no? Che morivo subito. Anche qua sta succedendo, però. Sembra che non avessi problemi, ma cosa? Però non so se questa è l'arma per me. Proviamo. Qualche pacchetto. Questa scelta. Come potete vedere. Via anche l'audio, non so se anche voi avete l'audio. Una cosa divertente. Adunatevi agli obiettivi, non devono prendere questo settore. Faccio sì, posso, posso. Certo, devo sporgere. Non posso spottare no? Davanti all'esplosivo così stare qua. Il nemico è ancora in forze, ma ha accusato il colpo. Bene così. Devo ricaricare l'arma. L'alleato ha bisogno di aiuto. Quello lì, no. Se mi fai arrampicare non ho più. Insomma deathmatch fosse più tranquillo nel senso cosa riesci a fare così facendo non le riesci nostre truppe hanno perso un obiettivo. Non riesco a fare niente, peccato. Non lo so, mi piacerebbe continuare a giocare, vedo che hanno preso l'ultimo settore. Evacuare. Bene. Non ci siamo. Boh. Andiamo, no. Usciamo. Beh, ovviamente questo tranne di servizio. Non è... Io non ho ottenuto niente. Ti fa vedere zero quadro. Va bene. Torniamo al menu. Ripeto, mi piacerebbe zero punti. Ripeto, mi piacerebbe continuare. Giocare. No, adesso sono contento perché almeno. Almeno prima di giocare ho settato un po' di cose. Quindi questo dovrebbe andare anche meglio i restring di genere. Poi oltretutto sono contento perché quando giocavo sulla Play 4 avevo sempre il ping up. Cioè, giusto in tempo. Ok, chi ti conosce? Però vedere così che ogni tanto non fa il ping rosso ci sta. Però appunto, ripeto, quando gioco senza live streamare va molto. Ovviamente la cosa che mi spaventa di più è prendere un nuovo computer, prendere tipo Black Ops 6 e fare la stessa cosa, no? Quello sarebbe una cosa incredibile, stupida, però appunto senza live streamare andava benissimo, giocavo, eccetera, eccetera. Boh, che dire, tanto avete visto anche voi, mi bloccavo, eccetera, non era una cosa spettacolare da vedere. Adesso
Infatti che appunto è andato in tito BS, non so che ha fatto. Cose. Sì, ma queste saranno cose semplicissime. Vengo di bando sto gioco su. No, boh, non so. In base a quello. La tristezza è che se devo la streamare devo limitarmi a giocare a giochi single player, perché sennò viene così, è uno schifo la Rai. Poi ripeto, vediamo con il nuovo computer come funziona, se tanto funziona così poi. Ovviamente non posso stare tutto il giorno qua a giocare, infatti questa sera sarei già a lavorare, quindi è bello avere sto gioco nella libreria, giocarci ogni tanto. Ho anche commissioni non da fare, oltre a giocare, quindi come dicevo prima è più comodo Genshin, perché Genshin ti tira 10 minuti come un'ora e fai quello che vuoi. Onestamente fai quello che vuoi. Invece gioco così devi tenerti almeno un'ora al giorno da parte per fare due o tre partite. Comunque, boh, sono qua. Volevo fare questa piccola live, mi è venuta questa idea. Mi è venuta questa idea. Ieri e cosa è successo? Boh, adesso passiamo al Genshin, tanto. Poi comunque nota per futuro me stesso, anche se un giorno non live stream, ma prendo una pausa e gioco questo gioco. No, non so, sono abbastanza divertito. L'unica cosa è che non devo guardare il KD, quelle cose, perché se no divento scemo. Il problema di Battlefield 5, forse anche un po' uno, ti sbattevano anche di ovunque. Qua invece se vuoi finisci la partita non devi neanche guardare. Però ho guardato la fine giusto per curiosità. Dai, torniamo a desktop e noi ci vediamo su Genshin. Va bene, a dopo. Io non so neanche se mettere sta live su YouTube, tanto abbiamo semplicemente chiacchierato. Beh, io la metto lo stesso.